Messico-Polonia diretta 0-0, iniziata la partita. 17:00 via al match. È iniziata Messico-Polonia fischio d'avvio dell'arbitro Gallo. Il primo pallone è del Messico, è iniziata la seconda partita del gruppo C di Qatar 2022. 16:55 Messico-Polonia, tutto pronto per il via squadre in campo, in corso gli inni nazionali. Chiara la superiorità dei tifosi messicani sugli spalti dello Stadium 974. Si giocherà agli ordini dell'arbitro colombiano Nicheles Gallo. 16:35 Messico-Polonia, derby d'Italia a Qatar 2022. Saranno ben 6 i giocatori che militano in Italia in campo dall'inizio. Sfida nella sfida quella tra Irving Lozano e Piotr Zielinski, amici e compagni di squadra del Napoli. Protagonisti nelle ultime due vittorie della squadra di Spalletti contro Empoli e Udinese, due assist del messicano per il polacco. Nella Polonia titolari anche il portiere della Juventus Wojciech Zucchizesny, il difensore del Benevento Kamil Glik, uno dei due giocatori della B italiana convocati. L'altro è l'australiano Frank Aracic del Brescia, il centrale dello Spezia Jakub Kiwior. Il terzino della Sampdoria Bartosz Berezinski e l'esterno della Roma Nicola Zalewski. Panchina invece in avvio per il fiorentino Zurkowski, per lo juventino Milik e salernitano Piatek. 16:12 Messico-Polonia, le formazioni ufficiali non mancano le sorprese nelle formazioni scelte dai citi Martino e Mika Niewicz per il debutto al Mondiale 2022. Nel Messico a centrocampo fuori l'esperto Guardado a favore di Chavez, Polonia invece in campo con un assetto prudente e Zielinski alle spalle del solo Lewandowski. Solo panchina quindi per Milik, Piatek e anche per Swiderski, che era annunciato tra i titolari. Messico, 4-3-3, Ochoa, Sanchez, Mantis, Moreno, Gallardo, Chavez, Alvarez. Herrera, Lozano, Martin, Vega. CT, G. Martino. Polonia, 3-5-1-1, Zucchizesny, Cash. Glik, Kiwior, Berezinski, Krikowiak, Kaminski, Szymanski, Zalewski, Zielinski, Lewandowski. CT, C. Miknewicz. 16:05 Messico-Polonia, vietato sbagliare dopo il flop dell'Argentina. Messico e Polonia scendono in campo allo Stadium 974 di Doha per concludere la prima giornata del gruppo C di Qatar 2022. La terza giornata di gare al Mondiale è stata finora all'insegna delle sorprese. Con la clamorosa sconfitta subita in rimonta dall'Argentina contro l'Arabia Saudita e lo 0-0 della Danimarca con la Tunisia. Per il gruppo D la gara tra la tricolore e i biancorossi, che completano il gruppo dell'Argentina, assume quindi ancora più importanza in un raggruppamento nel quale anche l'Arabia Saudita è ora in piena corsa per la qualificazione. Stadium 974 Doha. 17:1 via al match. È iniziata Messico-Polonia. Fischio d'avvio dell'arbitro Gallo. Il primo pallone è del Messico. È iniziata la seconda partita del gruppo C di Qatar 2022. 16:55 Messico-Polonia. Tutto pronto per il via squadre in campo, in corso gli inni nazionali. Chiara la superiorità dei tifosi messicani sugli spalti dello Stadium 974. Si giocherà agli ordini dell'arbitro colombiano Nicheles Gallo. 16:35 Messico-Polonia. Derby d'Italia a Qatar 2022. Saranno ben 6 i giocatori che militano in Italia in campo dall'inizio. Sfida nella sfida quella tra Irving Lozano e Piotr Zielinski, amici e compagni di squadra del Napoli. Protagonisti nelle ultime due vittorie della squadra di Spalletti contro Empoli e Udinese, due assist del messicano per il polacco. Nella Polonia titolari anche il portiere della Juventus Wojciech Zucchizesny, il difensore del Benevento Kamil Glik, uno dei due giocatori della B italiana convocati. L'altro è l'australiano Frank Aracic del Brescia, il centrale dello Spezia Jakub Kiwior. Il terzino della Sampdoria Bartosz Berezinski e l'esterno della Roma Nicola Zalewski. Panchina invece in avvio per il fiorentino Zurkowski, per lo juventino Milik e salernitano Piatek. 16:12 Messico-Polonia, le formazioni ufficiali non mancano le sorprese nelle formazioni scelte dai citi Martino e Mika Niewicz per il debutto al Mondiale 2022.
Nel Messico a centrocampo fuori l'esperto Guardado a favore di Chavez, Polonia invece in campo con un assetto prudente e Zielinski alle spalle del solo Lewandowski. Solo panchina quindi per Milik, Piatek e anche per Świderski, che era annunciato tra i titolari. Messico, 4-3-3, Ochoa, Sanchez, Mantis, Moreno, Gallardo, Chavez, Alvarez. Herrera, Lozano, Martin, Vega. CT, G. Martino. Polonia, 3-5-1-1, Zbigniew, Cash. Glik, Kiwior, Berezinski, Krikowiak, Kamiński, Szymański, Zalewski, Zieliński, Lewandowski. CT, C. Mikaniewicz 16-5 Messico-Polonia, vietato sbagliare dopo il flop dell'Argentina. Messico e Polonia scendono in campo allo Stadium 974 di Doha per concludere la prima giornata del gruppo C di Qatar 2022. La terza giornata di gare al mondiale è stata finora all'insegna delle sorprese. Con la clamorosa sconfitta subita in rimonta dall'Argentina contro l'Arabia Saudita e lo 0-0 della Danimarca con la Tunisia. Per il gruppo D la gara tra la tricolore e i biancorossi, che completano il gruppo dell'Argentina, assume quindi ancora più importanza in un raggruppamento nel quale anche l'Arabia Saudita è ora in piena corsa per la qualificazione. Stadium 974 Doha.